Niente, una partita come tutte le partite playoff, sempre abbastanza complicata. Direi che Reggio Emilia ha fatto una partita dal punto di vista dell'energia e dell'agonismo, rimanendo sempre attaccata alla partita, di altissimo livello secondo me, e dove noi invece siamo stati un po' sufficienti, soprattutto nella seconda parte. Solamente nella seconda parte 14 palle perse e 8 rimbalzi d'attacco, 7 rimbalzi d'attacco, quindi direi che quello è un sintomo, solo nella seconda parte, quello è un sintomo di non attenzione come deve essere per una squadra che si sta giocando per arrivare alla semifinale, quindi questo è assolutamente deprecabile da parte nostra, e quindi bisogna rimettere la testa nel modo giusto, col giusto atteggiamento, con meno superficialità. Stasera mi sembra che in alcune situazioni siamo stati proprio superficiali, e direi anche l'ultima azione con il loro contropiede, col canestro da tre di Jeremic, non c'era un motivo perché non potessimo essere accoppiati, non c'era nessun giocatore dentro l'area, siamo rimasti non accoppiati senza nessun motivo, per sufficienza e per superficialità, questo è grave. Detto questo, ovviamente siamo contenti del risultato, perché tornare a Reggio su 3-2 è un risultato importante, e adesso hanno gli avversari obbligati a dover fare assolutamente il risultato per una partita dove eventualmente non ci sarebbe ritorno. Dispiace per la mia squadra, perché aver prodotto così tanto nella valutazione, cioè un 91-61, cioè c'è un 30 di disavanzo tra le due squadre, il risultato non dice quanto per noi abbiamo prodotto, però è ovvio che se metti in conto tutte le palle perse nell'arco della partita, mi sembra che siano 19 se non ricordo male, più i rimbalzi attacco 14 se non ricordo male, credo che sia veramente, sono 33 palloni in più per gli avversari, è ovvio che per quanto tu puoi prodotte dai poi sempre nuovo respiro a una squadra dove al 35esimo eravamo 65-51, e quindi in 15 minuti gli abbiamo fatto fare 30 punti, in 10 minuti iniziali ne avevamo fatti fare 21. A un inizio un po' soft, abbiamo sicuramente nella prima parte concesso troppo dal punto di vista offensivo, perché per quello che ci riguarda a noi 19 punti, 20 punti ci stanno per il nostro attacco, considerate le palle perse che abbiamo fatto. Per loro aver concesso 21 punti da testi sugli 80-90 punti alla fine della partita, quindi era assolutamente alto come primo quarto. Difensivamente l'abbiamo rimessa a posto, non siamo riusciti a controllare, ripeto, sia i rimbalzi, la loro energia sul rimbalzo d'attacco, e sia anche le palle perse, che è stata veramente infinita. Prego. Prima cosa, come stiamo messi ad energia? Perché loro stanno con la spia rossa, o quantomeno loro mi pare che abbiano mollato anche non tanto di testa quanto proprio fisicamente. Noi come stiamo messi? Ma io onestamente ho visto che anche nel momento che Taylor e Brunner sono usciti non ho visto una squadra che, anzi, nel momento che Taylor è uscito per 5 falli, Brunner è uscito per 5 falli, io ho visto la Reggio Emilia che ha continuato a giocare, cioè ha continuato a produrre quello che gli ha permesso di poter fare il campionato eccellente che hanno fatto, cioè non hanno mollato. Quindi direi che da questo punto di vista mi sembra che le risorse che ha dimostrato Reggio Emilia che ci siano. Io credo che la nostra squadra sia in una buona condizione fisica, ma come sempre se la testa non è connessa sembra che cammini, sembra che non riesci, arrivi sempre un momento dopo, e è emblematico il fatto appunto dei tanti rimbalzi concessi, rimbalzi d'attacco, tante situazioni anche nei primi due quarti dove avremmo dovuto noi recuperare un pallone dopo una difesa eccellente, in più occasioni hanno tirato con un secondo, con due secondi, anche il canestro di tabellone nel primo quarto di Troy Bell, sul tabellone da tre punti, voglio dire, con una eccellente difesa, quindi cioè, io non posso dire che non abbiamo difeso nell'arco dei 40, però c'è stata sicuramente una energia assolutamente inferiore rispetto a quello che ha prodotto Reggio Emilia. Dispiace, ripeto, perché il disavanzo tra le due squadre è emblematico, insomma, la valutazione non è casuale, i 30 punti, il 30 di valutazione di differenza. Che...